chi va adesso? Vado io. È arrivato il tempo di lasciare spazio a chi dice che di tempo e spazio non ne ho dato mai. Mai. La numero uno, Monica Viale! In libreria col suo primo libro Ansia da felicità, che è tutto un programma, Malika Iane. Ma che gioia, oh, che piacere. Buongiorno, buongiorno a tutti. Ma che gioia, grazie, benvenuta, bravissimo. Io ti ho visto in Evita. Oh, che bello, wow. Grande prova, mamma Malika. Mia, è stata forse la cosa più impegnativa che abbia mai fatto. Sì, perché poi i termini di paragone, insomma, altissimi. Adesso al di là di Madonna, che comunque l'ha voluto fare a tutti i costi, no? Sì, sì, però poi l'ha fatta al cinema. Cioè, con io Madonna la amo e la venero come una divinità. Ma ah, sì? 70 repliche in cui sei 2 ore e mezza in scena tutti i giorni. Cioè, c'ero solo io sul palco. Ma avere i performer fantastici. Però è stata veramente la prova più tosta che abbia mai affrontato. E invece scrivere racconti? Devo dire, beh, è tostissimo anche quello. Diciamo che non mi risparmio mai da sempre. Sempre sfidante? Sempre, sempre. Ho questo bisogno quasi di sentirmi mancare l'aria, avere la paura di non farcela. E perché? Sempre. Non lo so, penso che sia una cosa che tiene vivi, alzare la posta, se no rischiamo di... Spegnerci. Sì, esatto, di spegnerci, di ripeterci e di diventare una versione un po' pallidina e slavata di noi. Chi si accontenta muore poco a poco e non lo sa, una frase terribile, però purtroppo in certi casi è vera. Allora, per capirci, poi chiariamo subito, perché ci siamo fatti un po' di rassegna stampa, no? E ci sono 2 titoli, uno sulla stampa e uno sul Corriere, adesso così ve li faccio vedere. Questo è Tutto Libri della Stampa, la monogamia è un fallimento, meglio sole che bene accompagnate, che detto così è proprio terribile, come si dice a Roma. Oppure qua, là fuori è una tragedia, questa è Repubblica, trovare il più uno è durissima, mancano uomini rilassati. Nel libro ci sono... diciamo dei racconti d'amore un po' infelici, ma no, ti riconosci in questi titoli? Ma io trovo che ci sia, lancerei un appello proprio in generale alle testate giornalistiche, perché questa questione del titolismo urlato e anche un po' fuorviante, secondo me potrebbe anche diventare un pochino più serio, nel senso che Ansia da felicità è una raccolta di 15 racconti in cui il senso è proprio la fatica che gli esseri umani, nel caso di questi racconti, soprattutto donne, fanno nel cercare di sopravvivere al quotidiano con gli obiettivi sentimentali, personali e anche appunto alle proprie relazioni, perché quando il problema non è trovare qualcuno con cui stare bene, diventa sopportarne i calzini, per esempio, o anche i piccoli scontri quotidiani, cioè c'è molta ironia anche messa. Come la vedono qui i titoli, la vedo un pochino più tragica, ecco. E invece non c'è la minima tragedia dentro questo libro. C'è anche un po' libro. Forse di resistenza agli stereotipi, più che altro nei racconti, no? Che sì, agli stereotipi, che mi chiedo proprio se abbiano ancora senso di esistere, no? Oggi come oggi, nel mondo... Massima figura di... Cioè, nella realtà, no, abbiamo... tutti a che fare con persone, secondo me, straordinarie, tanto che l'ordinarietà non esiste. Senti, tu più. Scrivi, il raptor arriva quando la principessa sfiora l'abisso e si posa paziente. Chi è il raptor? Il raptor è il nome in codice, dato che io non so dare molto bene i nomi ai personaggi, allora anche nella vita, in verità, trovo sempre dei soprannomi. E quindi il raptor si chiama raptor perché... quando conosce questa protagonista, non la molla in tutta una serie in cui lei proprio, cioè, glielo dice ma in ogni modo. Ma ti è capitato di avere un raptor accanto a te? Ma io ho avuto più, come dicono qua a Roma, degli accolli. Bella, tipologia accollo, amiche! E come ti sei accorta che erano accolli e come te ne sei liberata? Secondo me proprio si manifestano da soli. Cioè? Cioè, che proprio hanno delle caratteristiche, un po' come quando devi accostare con la macchina perché hai bucato e devi mettere sia al triangolo che metterti il catare in frangente. Loro brillano di loro, nella loro accollitudine, che è... Ma tu te ne sei accorta subito, caramente. Secondo me te ne puoi accorgere da come una persona mangia, da come... Cioè, per esempio, dato che molti appuntamenti poi si svolgono a tavola, no? Nella vita, non so voi, però primi appuntamenti un sacco lì, da come ordinano anche, o come si risolvono, cioè si rivolgono a un cameriere. Quando uno finge, no, una serie di buone attenzioni a te, poi lo vedi che... cioè, scade.
Esatto, cioè, anche, cioè, di donne diffidate del partner che tratta male il cameriere, non so, il cameriere. Se, ma che non c'è bisogno che lo tratti male, magari cioè, c'è quella sottile cosa in cui, che ne so, magari rimanda indietro, contesta qualcosa, cioè, che non... è quello di scatole, è quella cosa, no, sì sì, subdola, quando proprio non c'è necessità ma ci tiene a dover rivendicare una non lo so, una figosità, quindi già hai capito che lì, cioè, dopodiché il poveraccio da questo momento in poi qualunque persona, sì, qualunque ragazzo, rimaniamo me l'hanno detto, aiuta, terrore come su un filo, sì, sì. Guarda, tipo la è stata più la invita. Come ti capisco, mi dispiace. Ma dica una di noi. Allora, voglio vedere però una clip di canzoni diverse nelle quali tu stai dolcissima perché canti La prima cosa bella, Insieme a te non ci sto più, e Vivere. Chapeau con la tua voce. Unica, vai. La prima cosa bella che ho avuto dalla vita, il tuo sorriso giovane sei tu. Il cuore innamorato sempre più. Insieme a te non ci sto più, guardo le nuvole lassù. E quando andrò, devi sorridermi se puoi, non sarà facile ma sai, si muore un po' per poter vivere. Poi tu hai anche questa gestualità, questa grandissima presenza scenica, quando appare lei non ce n'è per nessuno. Ti ricordi la tua prima canzone, la tua prima musica ascoltata? Allora, tanto i dischi dei miei genitori, però una cosa che mi ricordo molto fortemente era una recita di Natale, io ero in prima elementare, quindi mi fecero cantare quella che era la parte di Cyndi Lauper in We Are The World. Ah, una cosetta! Ma sì, era bello nascere in quel periodo storico, perché almeno c'era un filotto di canzoni molto interessanti per le recite, devo dire. E poi hai studiato violoncello! Ho studiato violoncello e sì sì, e canto... Alla Scala! Esatto, e niente, poi ho avuto il colpo di testa, ho iniziato a studiare il jazz e poi insomma a fare esperimenti finché insomma sono successe tutte quelle cose per cui, continuando ad alzare la posta, arriviamo oggi a essere seduti a chiacchierare. Che hai scritto, che libro che peraltro hai scritto durante Cats, no? Esatto. No, perché proprio, allora, quando dico Evita è stata una prova pazzesca, Cats... Un momento straordinario, altro, però al confronto mi sembrava di essere in villeggiatura, quindi certo. Passavo le serate nei momenti in cui non ero in scena o a dare una mano ai miei compagni oppure appunto a scrivere, perché c'era molto tempo. Qui scrivi, è come il vuoto, l'abisso, esiste e ti piace sentirlo, ma non sai e non vuoi andare lì sotto per vederlo da vicino. Che vuol dire? Cioè, perché ti piace l'abisso? Ma, qual è l'attrazione? Guarda, è una cosa che diceva Hitchcock, no? Che quando gli chiedevano ma perché la gente dovrebbe pagare per aver paura, no? E lui faceva il paragone con le montagne russe. La gente paga per spaventarsi, urlare, sentire proprio il peso della gravità e poi scendono che ridono tutti. Ugualmente l'idea che là fuori ci sia qualcosa di estremamente pericoloso, e non parlo di sentimenti, parlo proprio principalmente forse del nostro modo di gestire prima noi e poi tutte le difficoltà che ci sono intorno e là fuori. Soprattutto il fatto di sapere che siamo al sicuro è sempre una cosa bella, ma possiamo sapere di essere al sicuro solo se ci affacciamo e non sappiamo cosa c'è là sotto. Ti sei definita una portatrice sana di malinconia, cos'è che invece ti fa ridere e ti fa stare bene? Ah, ma io sono anche
dall'altro lato una che si stupisce continuamente e rido come, cioè, voglio dire, sono una compagnona in realtà. Ridere? Ah, ma tutto, cioè, a parte le battute stupide, proprio, no, le persone, io sono molto per la genuinità, cioè, quando una cosa è vera, anche uno che è veramente uno stronzo, però se lo è con genuinità riesce a farmi ridere. Sei innamorata adesso? Ma qualcosa del genere, però... La trattativa? Alla mia maniera, diciamo. Qual è la tua maniera? Perché sto scrivendo il disco, è fondamentale avere uno stato di innamoramento. No, vabbè, ma non glielo dire così, poverino. Devo essere innamorata perché... No, detto così sì, effettivamente può sembrare... No, però diciamo che c'è un innamoramento per la vita in questo momento, per cui qualunque cosa accada sono molto presa bene. Ma, cioè, come dico spesso, non generiamoci aspettative. No. Sei la numero uno, Malika Ayane, ansia da felicità, forse perché è vero, ci sentiamo sempre un po' in colpa quando stiamo troppo bene. Esatto, totale. Ma per paura che arrivi il male oppure perché non pensi di non meritarlo? Un po' di tutte e due, ma anche di non saperlo gestire semplicemente. Quando le cose sono troppo belle, di solito c'è il trucco, tipo quelli che ordinano male da mangiare. Ah, abbiamo chiuso il quadro. Leggete, moltiplicate.